Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto volevo ringraziarvi assolutamente per un traguardo che abbiamo raggiunto insieme, ossia quello dei 2000 iscritti. Veramente grazie di cuore, avevo fatto un post apposito sulla mia pagina Facebook e ci terrei se lo andaste a leggere perché mi farebbe molto molto piacere. Non ci sono parole per ringraziarvi veramente, è una felicità, un piccolo senso di orgoglio c'è da parte mia così per qualsiasi canale che ha aggiunto in passato o che ha appena raggiunto questo traguardo. L'unica cosa che posso dirvi è 2000 volte grazie, grazie, grazie. Prima di andare avanti però vorrei fare delle premesse riguardanti il canale, quindi dirvi delle notizie, ossia innanzitutto mi scuso per non aver caricato video recentemente, però, vediamo se il microfono funziona stavolta, sì, però ho avuto dei problemi tecnici che non sono nemmeno riuscito a risolvere tuttora, mi auguro in futuro, però penso sia un problema dovuto sia a DevPro sia al PC. Poi volevo dirvi che probabilmente questo sarà l'ultimo video della settimana. E non so se riuscirò a farne un altro stasera, dato che da domani fino a lunedì sarò via. E lunedì poi dovrei preparare le valigie per Rimini. Quindi sì, sarò presente al YCS di Rimini. Se sarete presenti anche voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E parto un po' prima perché mi devo incontrare con alcuni amici miei. Più vabbè. Mickey Perfect, Boatsman Nat, Cappello di Paglia, ora Sticky, non mi ricordo più chi doveva venire. Vabbè, comunque sia, non vedo l'ora veramente di andarci e farò ovviamente un report del tutto, anche perché incontrerò un'altra persona che non c'entra con Yugi, però è abbastanza famosa su YouTube. Ovviamente farò un video di ringraziamento a 2000 iscritti. E altra cosa molto importante riguardo il Fuck You Time è che vorrei più domande, quindi qui sotto nei commenti hashtag fuck più domanda nel caso voleste farmi qualche domanda. E dovrei anche sbrigarmi perché mi sembra giusto dover rispondere a chi mi aveva fatto recentemente le domande e io non voglio trascurare nessun iscritto, sono a disposizione per tutti. Fra le varie decklist che mi avete chiesto, avrei dovuto caricare prima quella del Dark Magician che era già in programma, però appunto per problemi tecnici non l'ho ancora fatto, ma fidatevi, lo farò, probabilmente sarà il prossimo video. E ho scelto di fare il Kubik, un mazzo decisamente interessante che ha del potenziale e con il quale sono riuscito a battere anche alcuni mazzi del meta, tra cui Blue Eyes, Monarch, può dire la sua insomma. L'unica cosa è che testandolo mi è risultato un pochino instabile, che se si becca warning sono cavoli suoi e ha difficoltà a ingranare la marcia. Quindi, senza perdere altro tempo, direi di cominciare. E fra i mostri, direi subito di iniziare con il Crimson Nova. E dato che è un mazzo un po' particolare, cercherò anche di spiegarvi gli effetti delle carte, anche perché ho visto che è particolarmente ricercato. E infatti, io stesso sono indeciso se montarlo o meno, non perché sia OP, ma perché boh, mi interessa. Per iniziare con i mossi direi di cominciare subito con il Crimson Nova, che non può essere evocato normalmente o posizionato e può essere evocato specialmente dalla mano soltanto rivelando altre tre carte, attenzione carte, con nomi differenti dalla mano. Effetti dei mossi con attacco 3000 inferiore non hanno effetto su questa carta. Se questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, può effettuare un secondo attacco durante la stessa battle phase. Inoltre, durante la propria end phase, ogni giocatore prende 3000 danni, il che fa comprendere in un certo senso ciò che il mazzo cerca di fare. Proseguendo, abbiamo 3 Vijam, che in un certo senso sono il cuore del mazzo e più avanti capirete senz'altro il perché, che non possono essere distrutti in battaglia. Alla fine del damage step, se questa carta ha combattuto con un mostro dell'avversario, possiamo piazzare questa carta nella zona magia e trappole come una carta magia continua e se lo facciamo, piazziamo un segnalino cubico sul mostro che ha combattuto con questa carta. Il segnalino cubico in un certo senso ci fa da Fiendish Chain che impedisce al mostro dell'avversario di attaccare e di attivare i suoi effetti.
Se questa carta è considerata come una magia continua, possiamo rievocarla come un mostro durante la nostra main phase, appunto dalla zona magie e trappole. Poi gioco ovviamente 3 Duya, che sono sempre dei Kubik, questo dovrebbe essere il nome in giapponese, quello che vedete sulla carta, tradotto in inglese, che se viene evocato normalmente o specialmente, possiamo mandare una carta Kubik dal mazzo al cimitero. Una volta per turno, durante il turno di qualsiasi giocatore, quando controlliamo questa carta scoperta e un mostro è stato mandato al cimitero, questa carta guadagna 200 di attacco per ogni mostro con nome differente nel nostro cimitero. Quindi, per capire, nel caso avessimo 1, 2 e 3, questa carta guadagnerebbe 600 di attacco, mentre nel caso dovessimo avere 1, 2 e un altro Visham, guadagnerebbe soltanto 400. Da qui iniziano i mostri un po' più complicati da giocare che vanno in combo, diciamo così, con il Visham. Iniziamo con il Dark Garnex, che non può essere evocato normalmente o posizionato, può essere evocato specialmente dalla mano mandando un mostro Kubik che controlliamo al cimitero. Se questa carta viene evocata attraverso questa maniera, guadagna 1000 di attacco e se distrugge un mostro in battaglia possiamo bersagliare fino a 2 Visham nel nostro cimitero, mandare questa carta al cimitero e se lo facciamo li evochiamo, dopodiché addiamo un Blade Garudia dal mazzo alla mano che sarebbe questo. Diciamo che questa meccanica si conserva per tutti i mostri che andremo a vedere. Infatti l'Indio Radum, che non può essere evocato normalmente o posizionato, può essere evocato specialmente dalla mano soltanto mandando tre mostri Kubik che controlliamo dal terreno al cimitero. Se lo facciamo questa carta guadagna 2400 punti di attacco e se evocato dalla mano infliggiamo 800 danni al nostro avversario. Se questa carta che controlliamo viene distrutta dall'effetto di una carta dell'avversario o in battaglia e mandata al cimitero, possiamo bersagliare fino a 3 mostri Kubik nel nostro cimitero, evocarli specialmente, dopodiché possiamo addare una carta Kubik dal mazzo alla mano. Più o meno la stessa cosa fa il Behemoth, che almeno così penso sia stato tradotto in giapponese, non lo so, che anziché guadagnare 2400 punti di attacco, ne guadagna 3000 e può attaccare fino a 3 volte durante la stessa battle phase. Come per il mostro precedente, se questa carta viene distrutta e mandata al cimitero dall'effetto di una carta dell'avversario in battaglia, possiamo bersagliare fino a 3 mostri Kubik nel nostro cimitero, evocarli specialmente e addare una carta Kubik dal mazzo alla mano. Poi, come ultimi due mostri, abbiamo il Vulcan Dragni, che non può essere evocato normalmente o posizionato, ma può essere evocato specialmente dalla mano mandando due mostri Kubik che controlliamo al cimitero. Se questa carta viene evocata attraverso questa maniera guadagna 1600 d'attacco e se viene evocata dalla mano infliggiamo 800 danni al nostro avversario, scusate. Alla fine del Damage Step, se questa carta ha combattuto, possiamo bersagliare fino a 3 Visham del cimitero e mandare questa carta al cimitero e se lo facciamo evochiamo specialmente quei Visham, quei mostri. Dopodiché possiamo andare un Indiora, quindi questo, il Doom, dal mazzo alla mano. Simile il Blade Garundia, con la differenza che guadagna 2000 punti di attacco, può effettuare due attacchi durante la stessa battle phase e anziché addare il Doom, Indiora, addiamo lui, sempre bersagliando i tre Visham, evocandoli, ok. E infine per i mostri gioco due Prisma, che sono molto utili per calare subito la fusione, e Summoner Monk. Spells molto carine dal mio punto di vista, abbiamo tre Kubik Karma, cosa fanno? Sono molto forti. Allora, quando questa carta viene attivata, possiamo bersagliare un mostro Kubik che controlliamo, eccetto Visham, e mandare un qualsiasi numero di Visham per l'appunto dal mazzo o dalla mano al cimitero, quindi quel mostro guadagna 800 per ognuno di essi. Durante il turno dell'avversario, se Visham è evocato specialmente dall'effetto di un mostro Kubik, possiamo mandare questa carta al cimitero e se lo facciamo dimezzi i life points del tuo avversario. L'effetto forte però
sta in quest'ultimo, secondo me, ossia che possiamo mandare questa carta al cimitero, dal cimitero, per poi andare un mostro Kubik dal mazzo alla mano. Kubik Aura invece possiamo intenderla come una sorta di Ryoku, per darvi subito l'idea. Attraverso questa carta possiamo bersagliare un mostro cupido che controlliamo e un mostro dell'avversario. L'attacco del nostro mostro viene raddoppiato, mentre quello dell'avversario viene dimezzato. Inoltre possiamo bannare questa carta e un qualsiasi numero di mostri cubico dal nostro cimitero per poi bersagliare tanti mostri quanti quelli rimossi dall'avversario e piazzare un segnalino cubico su ognuno di loro, ricordando che il segnalino cubico ci fa da una sorta di Fiendish Chain, ossia nega gli effetti e quei mostri non possono attaccare. Poi gioco di Tetch, due Dark Fusion che potreste anche sostituire con polimerizzazione e non a caso potreste anche giocare il Re della Palude che insomma vi potrebbe aiutare a searchare la carta e a calare subito la fusione che è abbastanza grossa. Poi gioco due Pot of Desires che sono una carta che devi saper giocare, devi capire quando giocare, ma poi vabbè. Certe volte sei obbligato, però sono ben cosciente che queste due carte siano difficili da reperire ed è per questo che magari nel caso potreste giocare due Hand Destruction, dato il prezzo e la difficoltà di procurarle per l'appunto. Continuando, gioco Fusion Conscription che in Cyber Drago non mi piace affatto, almeno a me, personalmente parlando, però in Kubik si è rivelata molto molto forte. Poi due Recurring Nightmare, veramente ottime carte, dovete giocarle. One for One, Rota, Reasoning, Upstart e Mono Twin Twister che magari potresti trovare spazio anche per una seconda copia della carta. Infine, tre Kubik Unification. Cosa fanno? Queste sono semplicemente delle polimerizzazioni trappole che, oltre ad avere questo effetto, possiamo bannarlo al possiamo bannare e rimuovere questa carta dal cimitero e poi evocare un mostro cubico di livello 4 inferiore, ignorando le sue condizioni di evocazione, nel mazzo sul terreno ovviamente, e non può essere distrutto in battaglia o di effetti delle carte questo turno. Per l'extra deck direi semplicemente di analizzare la fusione, il Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord, che bel nome. Che cosa fa? Allora, può essere evocato se non erro, sì, solo attraverso i materiali fusione. Non può essere bersagliato, distrutto dagli effetti delle carte del tuo avversario e quando questa carta dichiara un attacco, dimezza i life points del tuo avversario, tenendo presente che questo è un bel 4500. Inoltre, se questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, può attaccare una seconda volta. Nel caso dovessimo subire un danno ad effetto, per esempio Cilindro Magico, possiamo infliggere lo stesso danno all'avversario. Poi vabbè, direi abbastanza standard, come vedete, ad eccezione forse di Ghostric Dallan e il numero 54 che appunto possiamo evocare tramite il Vision. Mi auguro che la decklist vi sia piaciuta e in particolare a chi me l'ha chiesta. Sotto qui nel side ho messo qualche altra carta che potreste magari giocare, io poi ho deciso di giocarlo così e niente, quello che dovevo dire penso di averlo detto, ripeto soltanto di farmi sapere se nel caso doveste venire a Rimini e qui sotto nei commenti hashtag fuck più domanda per il fuck you time. Quindi iscrivetevi al canale se nel caso non l'aveste fatto, mettete un mi piace alla pagina Facebook, il cui link è qui sotto in descrizione e ovviamente al video, commentate, condividete il video e il canale e non mi viene nient'altro da dire in questo momento, vabbè c'è il post che potreste leggere per il ringraziamento dei 2000 iscritti, ancora una volta grazie e niente, arrivederci al prossimo video.